Prendiamo posto. un pomeriggio e riprendiamo i nostri lavori all'interno di questo simposio su il Cardinale Consalvi e concludiamo con questa ultima sessione sulle politiche culturali. Abbiamo sentito dire che il, cardinale eh, no, che il Papa Pio VII è nato a Venezia, nel senso che è diventato Papa a Venezia. Chi si affaccia eh, sulla piazza San Marco girando le spalle alla torre di Mauro Codussi, lasciando le procuratie antiche e nuove e la facciata della Basilica di San Marco sulla sinistra, ha di fronte il bacino di San Marco, ma soprattutto una quinta del tutto particolare, che è la chiesa di San Giorgio all'isola. Una quinta che Palladio ha sfruttato alla sua maniera. Trovando il modo di poter essere presente nel cuore di San Marco lì, in piazza San Marco, senza esserci, perché l'amministrazione l'aveva tenuto lontano dalla costruzione dentro la città, e quindi lui eh, costruisce eh, le sue chiese. Ma eh, nelle isole di fronte, ed è proprio. L'isola uh, di San Giorgio con questa sua facciata splendida che diventa un protagonista importante della città di Venezia. Chiunque arriva lì vede San Giorgio, ebbene, proprio lì eh, Pio VII viene eletto e questo diventa un simbolo. Palladio riesce a rimettere l'architettura moderna, così come la intendeva lui, all'interno della città di Venezia. Così come abbiamo sentito che Consalvi ha ricollocato la Santa Sede nelle dinamiche internazionali. E un capitolo importante di, queste, eh, di questo nostro impegno, senz'altro, sono eh, le politiche culturali. Eh, Venezia è una città che riconosce se stessa nella nascita, nella bellezza, nasce dall'acqua come Venere era nata dall'acqua. Festeggia l'atto di fondazione il 25, eh, il 25 marzo, giorno dell'annunciazione. Quindi eh, Venezia riconosce se stessa in questo contesto e Ebbene dall'acqua nasce la bellezza. E allora anche dal pontificato di Pio VII, nonostante le situazioni che abbiamo sentito narrare in, giorno, in questi giorni, la bellezza ha trovato il suo posto. È nata, fiorita e si è imposta. Ecco che allora lasciamo eh, la parola alla professoressa. Ilaria Fiumi Sermattei della Pontificia Università Gregoriana, è funzionario storico anche dell'arte del Ministero della Cultura, Istituto Centrale per la Grafica e docente appunto incaricato di storia dell'arte cristiana contemporanea all'Università Gregoriana. La sua ricerca si concentra sulla politica culturale pontificia nell'età della restaurazione. Il Principato delle Arti, la Chiesa di Pio VII e Consalvi nel passaggio dall'età delle rivoluzioni alla restaurazione. Professoressa, 30 minuti. Grazie, eh, ringrazio il presidente e gli organizzatori del convegno. Il solenne monumento commemorativo dedicato al cardinale Ercole Consalvi dallo scalpello dello scultore danese Berther Thorvaldsen nella basilica di Santa Maria ad Martires ci restituisce un'immagine del prelato e uomo di stato interamente e serenamente risolta nella poetica del neoclassicismo. Così anche il bel monumento funebre del cardinale e del suo fratello Andrea, sito nella chiesa romana di San Marcello al Corso, e opera dello scultore veneto Rinaldo Rinaldi, allievo prediletto di Canova. Tuttavia, un monumento è più l'espressione del profilo astratto e coerente che gli amici e i familiari elaborano a posteriori per eternare la memoria del defunto, che non è il riflesso fedele di un'esistenza segnata da innumerevoli contingenze, come un prisma immerso nella mutevole luce naturale quale emerge con evidenza nell'ampia e approfondita disamina dedicata da Antonello Cesareo all'iconografia consalviana in occasione della ricorrenza dei 250 anni dalla nascita del cardinale. Non di meno, la potenza persuasiva della dimensione visiva per questa potenza persuasiva queste immagini finiscono per essere accolte senza riserve, quasi fossero documenti storici o addirittura l'esito della deliberata scelta del soggetto ritratto. Più in generale emerge come le vicende della politica culturale promossa dalla Chiesa nel turbolento passaggio dall'età delle rivoluzioni alla Restaurazione non si possano considerare univocamente comprese nella poetica neoclassica, la quale ne costituisce sì la nota dominante ma non esclusiva. E cioè quell'essere, cito, Proteso alla riconciliazione Chiesa Mondo, che secondo la persuasiva lettura di Roberto Regoli caratterizza l'indirizzo del pontificato di Pio VII con la segreteria di Consalvi e che lo distingue per originalità rispetto agli altri pontificati del secolo XIX, postula... Una apertura alle proposte più varie ed innovative della cultura contemporanea orientate al romanticismo. La risposta elaborata dalla Chiesa per contrastare le minacce della rivoluzione, per quanto attiene l'ambito artistico, risulta dettata sì dall'urgenza, certamente, ma non è estemporanea, bensì, come ha osservato Giovanna Capitelli, cito, mostra i caratteri di una graduale messa a punto, di un cauto rodaggio alla ricerca di nuovi modelli di riferimento, sviluppandosi lungo il corso del secolo XIX. Scorrendo l'inventario del Cardinale Consalvi, redatto alla sua morte, emergono molteplici indizi di una cultura pienamente radicata nel Settecento ma anche aperta agli sviluppi dei nuovi tempi. Si ha detto per inciso, già nel Testamento redatto nel 1822, il cardinale aveva indicato quale erede del suo cospicuo patrimonio la congregazione di propaganda fide dimostrando una particolare affezione per l'istituzione al cui vertice sarebbe stato nominato pochi giorni prima di morire dal nuovo pontifice Leone XII. Nel suo appartamento nel Palazzo della Consulta arredato con gusto raffinato e rivelatore di una cospicua disponibilità risaltano centinaia di dipinti di pregio raffinati oggetti come le preziose tabacchiere dono dei sovrani europei in ringraziamento della sua opera politica, da lui destinate in legato testamentario ad opere di beneficenza e alla costruzione delle facciate di alcune chiese romane che erano rimaste incompiute e poi una ricca biblioteca e un archivio della musica e ancora livrei di gala per la servitù e carrozze per occasioni diverse. In un credenzone, nella camera delle porcellane, è riscontrato un monumentale dessert, composto da ben 13 vassoi con piano in specchio e cornici in bronzo dorato, cesellato, leggiamo a gran meandro, figure in bronzo dorato in biscuit, vasi con manici a forma di sfinge e canestre in porcellane. Qui, un'immagine di un oggetto che si avvicina a quello descritto nell'inventario. Nel credenzone troviamo anche un servizio che viene definito nobilissimo, in porcellana di Sèvres, decorato a lapislazzulo e dorature con teste di imperatori romani e manici a teste di elefante. Si tratta di un esemplare di quel sontuoso servizio prodotto dalla manifattura francese all'inizio del secolo XIX che l'imperatore di Francia aveva donato allo zio, il cardinale Fesch, in occasione del battesimo del re di Roma nel 1811. Alcuni oggetti restituiscono, oltre all'ampia e qualificata rete di relazioni che aveva contraddistinto la dimensione pubblica della vicenda umana del cardinale, un sicuro orientamento di gusto. Esemplare in tal senso è l'erma marmorea, raffigurante Domenico Cimarosa. Opera di Antonio Canova, dono dello stesso artista Consalvi che gli aveva commissionato il busto dell'amico compositore per il progetto di rappresentazione degli Uomini illustri nel Pantheon. Ad un'altra vicenda di stima e di amicizia rimanda la presenza di un ritratto di Pio VII che nell'inventario viene riferito a Thomas Lawrence. Pittore inglese molto apprezzato nel panorama artistico europeo dell'epoca, nel quale era noto con l'appellativo di tiziano inglese, con forti legami con la cultura italiana, come è stato recentemente messo in luce da Ilaria Miarelli Mariani. Nel 1818, proprio in ragione della sua fama, Lawrence era stato inviato dal principe reggente, poi Giorgio IV, in Europa per ritrarre i protagonisti della vittoria su Napoleone. Tali dipinti, destinati alla Waterloo Chamber a Windsor Castle, quale celebrazione del nuovo assetto politico definito al congresso di Vienna furono portati dal pittore in un tour trionfale che attraversò l'Europa e nel 1819 furono esposti a Roma nel Palazzo del Quirinale grazie all'ospitalità del Papa. Tra i sovrani e gli statisti ritratti da Lorenz figurano anche Pius VII e Consalvi, singolare committenza da parte di un sovrano protestante dei ritratti di un pontefice romano e del suo segretario di Stato. Il, il modo di comportarsi, in particolare del segretario di Stato, entusiasma il pittore. Al punto da fargli esclamare di non aver mai incontrato un carattere così interamente libero da ogni idea di personale vanità e io ho ritratto soldati, uomini di Stato, monarchi e filosofi. Nelle stanze del cardinale. Troviamo testimonianza della sua personale stima per Canova e dello straordinario successo dei capolavori dello scultore di Possagno, le immagini dei quali venivano moltiplicate usando materiali diversi, incise in cammei, realizzati in gesso, tradotti in incisione, fino a diventare delle vere e proprie icone pop. Si tratta delle riproduzioni, leggiamo nell'inventario dei beni di Consalvi, realizzate in gesso nello studio dell'artista, delle teste del Perseo e del Paride, e quelle baccanti, ossia le danzatrici, che pochi anni dopo, nel 1828, Tanto scandalizzeranno il protestante duca di Buckingham in visita allo studio che era stato di Canova, sembrandogli solo delle volgari concubine. Tuttavia, nelle raccolte del cardinale segretario di Stato ancora non si percepiscono i segnali di quegli scrupoli che, sin dal ritorno di Pio VII a Roma alla caduta di Napoleone, avevano iniziato a serpeggiare in ampi settori della curia pontificia e che finiranno per sottoporre ad un massiccio e severo vaglio ogni espressione delle arti figurative della Roma pontificia per tutto il corso del secolo XIX. Infatti, tra le della ricca raccolta con salviana viene registrata senza alcun imbarazzo quella venere nella conchiglia incisa da giovanni folo la cui matrice sarà acquisita dalla calcografia camerale nel corso del terzo decennio del secolo insieme ad altre di soggetto mitologico proprio con l'intento deliberato di ritirarle dal mercato e di ritoccarle Tali presenze sono il segnale di quel senso di perfetta continuità con l'Antico, con il Rinascimento e con l'età barocca, che si prolungano fino a tutto il Settecento, prima della drastica cesura originata dalla fine dell'Ancien regime. Una cesura che pure. Su un piano più ampio, viene lucidamente avvertita dallo stesso Consalvi sin dal primissimo Ottocento, nella piena consapevolezza della radicale e irriducibile alterità del proprio tempo rispetto al passato, come testimonia la nota efficace immagine più volte richiamata, delle vicende rivoluzionarie come un diluvio che aveva azzerato l'intero mondo precedente. In tal senso, nell'essere pienamente un uomo del Settecento, insieme consapevole partecipe delle novità che si profilano all'orizzonte della storia, come ha opportunamente osservato Barbara Iatta in apertura di questo convegno, la figura di Consalvi si presenta davvero in piena consentanità con quella di Antonio Canova, che ne condivide valori ed ideali. L'artista sarà pertanto chiamato dal segretario di Stato a ricoprire un rilevante ruolo nella messa in atto del progetto culturale concepito all'avvio della Restaurazione pontificia, in parallelo e in felice sinergia con l'azione più propriamente politico-diplomatica del governo. Nota caratterizzante di tale progetto culturale risiede nell'intento di rilanciare la Chiesa e il governo pontificio nel difficile frangente delle rivoluzioni, dell'occupazione francese, dell'incerto riassestamento dell'ordine politico europeo seguito alla caduta di Napoleone. Anticipando l'auspicio di Pietro Giordani. Cito: Mantenere all'Italia quel principato delle arti che invano le invidiano e vorrebbero contenderle altre genti, meno sfortunate ma, più e, ma non più ingegnose. Il piano perseguito da Pio VII e dal segretario di Stato Consalvi, con l'ausilio di un maestro riconosciuto a livello internazionale, qual era Antonio Canova, mirava a contrastare le minacce dei recenti sconvolgimenti rivoluzionari, attingendo ad una sfera tanto intangibile quanto potente quella della cultura e dell'arte. In questo senso è molto interessante la citazione che ci ha proposto oggi Andreas Gotzman di quella frase di Consalvi che testimonia la sua premura per il patrimonio culturale, la cui distruzione avrebbe rappresentato per la santa sede la peggiore delle offese possibili. Esemplare in tal senso risulta la vicenda del parziale recupero dei capolavori che Pio VI era stato costretto a cedere a Napoleone in forza del Trattato di Tolentino. Abilmente il politico Consalvi sottrae questo tentativo di recupero ad una sfera strettamente politica, affidando l'impresa ad un personaggio che non, era, che non era un politico né un diplomatico, l'artista Canova, in modo da sfruttarne il consolidato prestigio senza riaprire i termini della difficile trattativa per la restituzione dei territori e il riconoscimento delle prerogative papali condotta da Consalvi in persona al tavolo del congresso di Vienna. Nel contempo egli guadagna alla causa del patrimonio d'arte pontificio quella potenza europea, il Regno Unito, fortemente interessata a ridimensionare la preminenza culturale raggiunta da Parigi nel contesto europeo. Il ritorno delle opere d'arte da Parigi si combina con un articolato piano di intervento che prevede lo sviluppo degli scavi archeologici, l'apertura di nuovi sottori dei musei pontifici, l'incremento delle collezioni museali tramite l'acquisizione presso gli artisti e sul mercato dell'arte, la tutela del patrimonio e la promozione dell'arte contemporanea. Datano tra la prima e la seconda restaurazione le aperture della Galleria Chiaramonti e del braccio nuovo dei Musei Vaticani e le pioneristiche iniziative di tutela del patrimonio culturale con il chirografo di Pio VII del 1802, l'editto Pacca del 1820 volti ad arginare un'emorragia di opere d'arte che rischiava di depauperare irrimediabilmente il territorio dello Stato e di svilire la missione culturale della Chiesa. Malgrado le difficoltà dei tempi, si promuove l'arte contemporanea con iniziative di diretta committenza pubblica, a volte supportata dal sempre presente Canova con i cicli pittorici della Galleria Chiaramonti, della Galleria Clementina e della Sala degli Indirizzi nella Biblioteca Vaticana e della Cappella Paolina nel Palazzo del Quirinale. E vediamo come, in queste imprese vengono coinvolti artisti di generazioni, nazionalità, formazioni, orientamenti stilistici assai disperati, in una dimensione corale che ne rispetta la pluralità delle voci, come si vede appunto nell'accostamento per la galleria Chiaramonti di artisti appartengono al movimento dei nazareni, a quelli invece come Ayez della emergente tendenza romantica. Anche l'elaborazione dei programmi iconografici è tutt'altro che standardizzata, come dimostra il confronto pur nella diversa qualità di esecuzione tra il ciclo della galleria Chiaramonti e quello della galleria Clementina, dove è stato notato Uh, come mh, il primo sia allegorico e astratto, sembra concepito e con concordato tra Canova e Consalvi, uh, mentre il secondo risulta narrativo fino alla cronaca anedotica. Adeguandosi a contenuti e destinatari diversi, il linguaggio adottato può essere colto e raffinato nel primo caso oppure semplice e popolare testimonianza di una pluralità di registri possibili in una visione che ci appare autenticamente universale, squisitamente cattolica, si direbbe oggi inclusiva. Si favorisce il mercato dell'arte contemporanea che era stato pesantemente mortificato dalla sospensione del Grand Tour causata da 15 anni di guerre anche con l'apertura di una sala di pubblica esposizione dell'arte contemporanea a Piazza del Popolo, avviata da Pio VII su suggerimento di Canova e compiuta dal suo successore Leone XII. Questa sala di pubblica esposizione dell'arte contemporanea era stata concepita come una vetrina dei prodotti artistici destinati all'esportazione, cioè prima dell'esportazione avevano un passaggio pubblico nella sala per opere di giovani artisti o non ancora affermati che non avessero a disposizione degli atelier per accogliere i grandi committenti come avevano invece Vincenzo Camuccini, Antonio Canova, Berta Torvalds, ecco, per gli altri artisti era a disposizione questo spazio pubblico al quale accedere con una procedura semplicissima, dipendeva dal Camerlengato, si faceva richiesta e si aveva a disposizione due o tre settimane di tempo per esporre le proprie opere che racconta Standal, eh, era uno spazio libero, bastava per entrare, bastava spingere la porta, non bisognava neanche pagare il biglietto di accesso senza controllo da parte dell'Accademia di San Luca o di istituti che potessero regolare l'esposizione. È assolutamente aperta, infatti vediamo che partecipano eh, artisti giovani non ancora affermati al di fuori dei, mh, diciamo, dei percorsi accademici eh, del, del mondo culturale romano. In questo piano di rilancio svolge un ruolo strategico anche l'organizzazione dell'ospitalità dell'imperatore d'Austria Francesco I e dell'imperatrice Carolina in visita a Roma nel 1819, accompagnati dal potente ministro degli esteri, il principe di Metternich quando si offrono agli ospiti spettacoli di fuochi artificiali nella piazza del Campidoglio, sulla facciata della Basilica di San Pietro a Castel Sant'Angelo, anche se c'era in progetto di um, un piano molto uh, maggiore di, um, di fuochi artificiali che dovevano um, toccare uh, tutti i principali monumenti della città, sacri e profani. Nel clima di rilancio dell'immagine della Chiesa, nel panorama politico europeo, anche mediante lo studiato uso pubblico degli apparati festivi e dell'arte, dei musei e del patrimonio culturale, non sorprende che... Nel conclave che segue la morte di Pio VII nel 1823, i cardinali del Sacro Collegio abbiano deliberato un impegno di spesa straordinario, fatto insolito in tempo di sede vacante, per la realizzazione di una carrozza di gran gala destinata all'uso del pontefice che sarebbe stato eletto. Già nel 1819, ancora vivo Pio VII era stato proposto di costruire una nuova e sontuosa carrozza. Tuttavia, il Papa non aveva consentito. Ad una spesa così ingente per un oggetto voluttuario, peraltro in un momento tanto difficile per lo Stato pontificio. La stufa nobile di Nostro Signore sarà effettivamente costruita negli anni successivi, ma non sarà mai usata dal pontefice neoeletto, bensì dai suoi successori da Pio VIII a Pio IX, diventando un elemento ricorrente caratterizzante delle cerimonie dell'iconografia pontificia dell'Ottocento. In tali vicende si intravede una divaricazione nella risposta da dare al cambiamento dei tempi, prospettandosi diversi orientamenti del ruolo della Chiesa nella società, dell'uso della ricchezza e del lusso, sempre ben inteso destinati alla carica e non alla persona, alla dimensione pubblica e non a quella privata. Ci si interrogava in definitiva su quali strategie adottare per recuperare una piena visibilità della Chiesa e del suo capo secondo la felice definizione data da Filippo. Che dopo la forzata dolorosa eclisse di età napoleonica fosse necessaria porre di nuovo in evidenza la figura del pontefice era ora sentito con urgenza e condiviso ad ampi settori della Corte Pontificia, per quanto difficile da mettere in pratica, come dimostra il risoluto intervento del Cardinale Consalvi in almeno due documentati e significativi episodi avvenuti nel 1822. Nell'anno precedente la morte di Pio VII, la sua assenza per indisposizione nella cerimonia della lavanda dei piedi avrebbe dovuto portare alla rimozione del baldacchino sopra il trono. Ma il segretario di Stato insistette con i cerimonieri per mantenerlo come se il Papa fosse stato presente. Parimenti, in occasione della festa del Corpus Domini, quando il diffondersi della notizia dell'assenza del Papa malato rischiava di indurre alla defezione molti dei partecipanti, svuotando di senso la celebrazione e riducendo l'impatto della processione nella città, Consalvi intervenne con puntuali disposizioni, volti a dissimulare l'assenza del pontefice, precisando peraltro per, per che sarebbero stati annotati i nomi di chi si allontanava. La questione ruotava sempre sul tema di come realizzare questa visibilità nel mutato quadro politico europeo e mondiale, come riformulare l'immagine della sovranità pontificia nel necessario processo di riposizionamento della Chiesa a seguito della fine dell'anzian regime. Si poteva proporre un papato ancora capace di importanti committenze come in passato, in concorrenza con i sovrani europei. Del resto, come ha notato Christophe Charles, almeno per tutta la prima metà del XIX secolo, la produzione artistica in Europa rimane sottoposta ad un persistente anzian regime culturale che mantiene valide ed inalterate le gerarchie dei valori, i linguaggi e i processi. Eppure si potevano intraprendere nuove strade, distanziandosi dal lusso e dalla ricchezza, abbandonando l'ostentazione di simboli, stemmi e titoli, caratteristica dell'anzia regime, e assumere toni più sobri e contenuti per tentare soluzioni inedite, tese all'individuazione di una specificità spirituale del sovrano pontefice che lo distinguesse nettamente dalla potestà temporale e dalla sfera mondana. In tal senso, invitava l'imminente ricorrenza del giubileo che, dopo l'interruzione dovuta alla Repubblica romana del 1799, prospettava da lì a pochi anni, nel 1825, una irrinunciabile opportunità di restaurazione spirituale a livello globale. Altra tematica di grande rilievo nel passaggio all'età della Restaurazione è la ricerca di una moderna iconografia cristiana che viene avviata proprio a Roma e proprio negli ultimi anni del Pontificato Chiaramonti e che caratterizzerà in misura determinante lo sviluppo dell'arte sacra ottocentesca. Tale ricerca Aveva tratto origine dalle spoliazioni napoleoniche, dal trasferimento a Parigi, nel Museo Napoleon, dei capolavori di pittura provenienti dai musei e dalle collezioni private, ma anche dalle chiese, dagli oratori, dai conventi e dai monasteri della penisola italiana, come anche degli altri paesi europei. Non si trattò solo di rispondere all'esigenza pratica della necessaria sostituzione di quanto trasferito altrove. Con il trasferimento a Parigi, come ha osservato Carolina Bruck, tali beni avevano cambiato statuto. Non più oggetti di devozione in edifici di culto, comunque legati alla pratica religiosa, ma opere d'arte significative per la qualità di esecuzione e per l'evoluzione dello stile. Al loro ritorno, le opere non vengono però restituite ai luoghi d'origine, in quanto il sostegno assicurato dalle potenze europee. Alla restituzione era condizionato alla loro esposizione in luoghi pubblici e accessibili per la formazione dei giovani artisti, pertanto esse sono destinate ad arricchire i musei pontifici, civici o accademici, sancendo definitivamente tale cambio di statuto. Da tale cambiamento, per così dire, traumatico e funzionale subito dal patrimonio, discende la necessità di rifondare l'arte sacra, quella destinata agli edifici di culto, e alla quale non si chiede tanto l'eccellenza del capolavoro, ora destinato ai musei, alle gallerie e al collezionismo quanto di rispondere efficacemente a precise e cogenti esigenze liturgiche e devozionali. Si profila da questo momento una netta divaricazione tra la produzione per il mercato, il collezionismo, le gallerie e i musei e quella per la destinazione religiosa, che segue un proprio particolare statuto, procede in autonomia rispetto allo sviluppo storico-artistico della produzione profana, finendo anche per rimanere ai margini. Dell'analisi critica. In ciò rinveniamo le origini di quello che è stato individuato da Giovanna Capitelli come un disagio storiografico che ha investito per lungo tempo l'arte sacra ottocentesca. Questo processo di codificazione di una moderna iconografia sacra, e segnatamente cristiana, è innescato anche dalla posizione di quanti come Leopoldo Cicognara, il grande critico d'arte, dubitavano che un artista contemporaneo potesse trovare adeguata ispirazione nei soggetti delle storie sacre, come gli artisti dell'antichità l'avevano trovata nella mitologia pagana e nella storia antica. Le parole di Cicognara, che leggiamo qui, suscitarono pertanto lo sdegno dei più avvertiti esponenti della corte pontificia. In risposta a tale severo e apodittico assunto, Bertel Thorvaldsen proprio negli ultimi anni del pontificato Chiaramonte si appresta ad elaborare una moderna iconografia cristiana, come ha segnalato Stefano Grandesso nel Cristo Salvatore e negli Apostoli per la Forfrue Kirche di Copenaghen. In alternativa alla mitologia pagana dominante nell'immaginario neoclassico. Il percorso di tale elaborazione iconografica non sarà del tutto lineare, ma si dipanerà tra momenti di slancio entusiasta ed episodi di incomprensione e disallineamento. Sintomatico ed esemplare a tale riguardo lo sfortunato esidoto della statua colossale della religione offerta da Canova al pontefice, quale monumentale ex voto per la vittoria su Napoleone, destinata dall'artista al presbiterio della Basilica Vaticana, la scultura non fu accettata dai canonici di San Pietro, adducendo motivi di statica che probabilmente mascheravano più serie riserve di merito concernenti il carattere sostanzialmente de deista percepito nella raffigurazione nel passaggio dall'età delle rivoluzioni alla restaurazione, nella temperie dei primi due decenni del secolo XIX, il progetto culturale perseguito da Pio VII e dal cardinale Consalvi assume il non facile impegno di trasfondere il sentimento cristiano nella poetica neoclassica e insieme suggerire le prospettive di sviluppo che avrebbero animato a lungo l'orizzonte culturale europeo tra tensioni romantiche e afflati puristi. Grazie. Grazie per questo intervento. Il forte animo accendo l'urne ai cosa il forte animo accendono l'urne dei forti. Abbiamo visto eh, il monumento del cardinale Consalvi, possiamo in San Pietro vedere quello di Pio VII e allora continuiamo con questo eh, stimolo alle cose grandi, e, con questo secondo intervento eh, della professoressa Chiara Piva della Sapienza di Roma, la tutela del patrimonio culturale nel pontificato di Pio VII. La professoressa non sarà presente, ma avremo qui il suo contributo. Chiara Piva è professore associato nel settore Museologia, Critica Artistica e del Restauro presso l'Università Sapienza di Roma. Svolge ricerca principalmente intorno ai temi di storia della critica d'arte, museologia e storia del restauro con uno sguardo che privilegia le connessioni reciproche tra questi ambiti e con particolare attenzione per il secolo XVIII. Ha svolto indagini su questioni di ordinamento e allestimento dei musei di antichità a Roma tra 7 e 800, seguendo le questioni teoriche e pratiche del restauro delle sculture. Successivamente ha destinato attenzione alla figura di Anton Maria Zanetti, il giovane. Critico d'arte di riconosciuta importanza, modello storiografico per Luigi Lanzi, primo ispettore delle pubbliche pitture della città di Venezia nel Settecento. E più di recente ha dedicato alcuni approfondimenti all'editoria d'arte a colori nel secolo XVIII, indagando sistemi di produzione e ricezione critica di questa peculiare tipologia di incisioni. Ha partecipato a diversi. Progetti europei sulla storia del restauro e la storia della tutela. È membro dei comitati scientifici di alcune collane editoriali dedicate alla storia dei musei e alla storia della critica d'arte. E fin dai primi anni di ricerca ha costato all'interesse per le indagini di archivio quello verso gli strumenti informatizzati per la storia dell'arte. Ha maturato notevole esperienza nella digitalizzazione e trattamento informatico delle fonti per la storia dell'arte, partecipando alla costruzione di diverse banche dati internazionali e più recentemente dirigendo alcuni progetti di ricerca per la sperimentazione di strumenti digitali immersivi in contesti storico-artistici. La professoressa Piva eh, mi ha pregato di portare eh, i suoi saluti e le sue scuse per non essere presente a causa di indisposizione e anche per la mediocrità della registrazione eh, del suo intervento a cui ha comunque tenuto a realizzare eh, per poter portare il suo contributo in questo convegno. Grazie. Buon pomeriggio. Eh, mi dispiace davvero non essere lì con voi, eh, ma spero che questo mio intervento, seppur registrato, possa contribuire ai lavori del convegno. Desidero infatti ringraziare tutti i membri del Comitato di Scienze Storiche per avermi invitato in questo interessante convegno, anche perché è stato la spinta per ripensare alla storia della tutela e del restauro durante il pontificato di Pio VII, tenendo la luce puntata sul Cardinale Consalvi. Eh, per me questa è, è stata anche l'occasione, considerato che lavoro sulla storia del Museo Pio Clementino dai tempi eh, della tesi di dottorato, e non era proprio l'altro ieri, è stata l'occasione per confermare un'idea che coltivo da tempo e trarre qualche nuova considerazione. Da tempo sostengo infatti che per quanto riguarda la musealizzazione e il restauro delle sculture antiche, diversa è la questione dei dipinti ovviamente, a Roma si possa leggere una sostanziale continuità tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento. Una continuità di tradizione che riesce a sopravvivere ai tempi burrascosi, come li avete definiti. Una continuità che può essere rappresentata proprio dalla figura di Consalvi. E mi, fa piacere, mi ha fatto piacere sentire che Padre Regoli, nel suo intervento, accennasse anche a questa nuova lettura storica senza sminuire in alcun modo il portato ideologico e le conseguenze riflessioni te teoriche che gli eventi rivoluzionari portarono nel mondo della tutela non si può dimenticare a mio avviso che almeno a Roma e almeno dal punto di vista delle antichità gli elementi di continuità nella gestione materiale delle opere, nella loro musealizzazione e nel loro restauro, nelle personalità coinvolte anche, siano assai più evidenti rispetto alle scelte di cambiamento. Questa affermazione potrebbe senz'altro sembrare azzardata, ma a me pare che la storiografia sui musei e sulla storia della tutela sia ancora eccessivamente condizionata dalla tradizione francese, una grande tradizione sicuramente pioneristica su questi temi, che però ha influenzato la lettura anche delle vicende romane. Vorrei qui provare a ragionare sugli elementi di continuità portando l'attenzione su due questioni abbastanza specifiche, ma eh, che mi paiono emblematiche tra le molte note vicende che riguardarono l'impegno di Consalvi nel mondo delle arti. Lo spostamento fisico delle opere d'arte e il rapporto eh, Consalvi-Canova. Mi sembra ovviamente anche un modo eh, per onorare il luogo che ospita il convegno, eh, che io tanto amo, e la nuova bellissima sala dedicata a Canova. Grazie alla recente meravigliosa digitalizzazione dell'epistolario canoviano promossa dalla Biblioteca civica di Passano, infatti mi è stato possibile rileggere le 52 lettere lì conservate che compongono il carteggio con Salvi Canova, rilevando l'esistenza di versioni leggermente diverse da quelle date alle stampe nel 1888 nella ben nota edizione curata da Ferraioli. Le copie autografi, conservate a Bassano, registrano infatti le minute di Canova, poi corrette e emendate nella versione recapitata a Consalvi, che ovviamente era quella che proveniva dagli autografi eh, Ferraioli. In ogni caso, il copioso carteggio tra lo scultore e il cardinale consente di ricostruire ancora più chiaramente di quanto non sia stato fatto finora un rapporto molto stretto, direi confidenziale. Vale la pena ricordare che come i due fossero perfettamente coetanei, nati entrambi nel 1757 e passati a miglior vita quasi contemporaneamente, Canova nel 1822 e Consalvi nel 24. Ho provato a capire quando possano essersi conosciuti o incontrati per la prima volta. Nel diario del primo viaggio a Roma di Canova non c'è cenno del giovane prelato, allora seminarista a Frascati, ma per esempio potrebbe averli unite la, la Comune Passione per Cimarosa, considerato che Canova ricorda nei primi mesi romani con piacere gli spettacoli a cui si recava frequentemente e in particolare un'esecuzione del Tito Maglio di Cimarosa all'Argentina nel gennaio del 1780. Già dai primi anni '80 condivisero senza dubbio la vicinanza a Pio VI. Consalvi, come è noto, entra in servizio del Papa nel 1783, lo stesso anno in cui Canova stabilisce si stabilisce definitivamente a Roma con il suo studio a Via delle Colonnette, e inizia a lavorare al cenotafio di Clemente XIV. Ambienti comuni potrebbero essere stati l'Accademia l'Arcadia o la Casa del Cardinale Albani, che entrambi ebbero modo di frequentare. Vicini culturalmente, Canova e Consalvi condivisero anche le strategie di reazione agli eventi politici che li convolsero nel tempo. Quattro sono gli snodi cronologici su cui tendo puntare l'attenzione. Il primo, sempre inteso dalla storiografia moderna come una frattura epocale nella storia di Roma, è la Repubblica Giacobina. Come è noto, Canova spaventato dalla prospettiva dei drastici cambiamenti politici del 98, nonostante gli attestati di stima giunti dai francesi, decide di spostarsi a Possagno, dove resterà dal maggio 98 a novembre del 99. Così anche Consalvi, fervido oppositore delle novità politiche, come lo descrive Luigi Cardinali, lasciò la capitale pontificia. Le conseguenze sul patrimonio artistico romano in questo periodo sono molto note. Per effetto del Trattato di Tolentino, firmato dal Pontefice il 17 febbraio del 97, i francesi poterono portare a Parigi una grande quantità di capolavori prelevati dalle collezioni pontificie, dalle biblioteche e dalle raccolte private. Un avvenimento carni nella storia della tutela, sempre rimarcato come un trauma per chi lo subì, visto invece come un grande progetto culturale sul fronte francese. Bellissime mostre, importanti convegni e molti autorevoli studi si sono dedicati al tema in questi ultimi decenni. Ciò che mi pare non sia stato però sufficientemente sottolineato sono gli elementi di continuità. Bisogna infatti ricordare che Ennio Quirino Visconti, emigrato da Roma a Parigi e divenuto conservateur des Antiques al Louvre, importò in Francia la propria idea di museo, maturata in tre anni di decenni. Di lavoro in tre decenni scusate di lavoro in Vaticano. A guardare in modo più ravvicinato questo periodo emerge una fitta rete di persone e professionalità che transitarono insieme alle sculture antiche e vicino a Visconti nella stessa direzione da Roma a Parigi. I commissari francesi Miotte e Bartelemi, già al momento dell'imballaggio delle sculture a Roma nel 98, avevano infatti assoldato Mariano Giosi. Impiegato nel laboratorio di restauro del Pio Clementino, e gli avevano conferito l'incarico di accompagnare i convogli in partenza dalla capitale pontificia. Al Louvre Giosi fu subito assunto come sculteur Marbrier, Marbrier Cellataire, poiché gli veniva riconosciuta anche in Francia quella peculiare abilità dei restauratori romani nella realizzazione dei punti di commessura, che rappresentava il meglio della tradizione sul per il restauro delle sculture antiche. Discorso analogo, cioè del trasferimento da Roma a Parigi, si potrebbe fare per Giovanni Fulgoni, uno scultore romano dedito essenzialmente al restauro di antichità, che fu scelto da Perrier nel momento dell'imballaggio della collezione borghese in partenza verso la Francia e successivamente venne impiegato al Musee Napoleon come eh, restauratore. Vedete uno dei suoi disegni eh, fatti per i, questi proverbiali imballaggi. Ho dedicato un saggio a questo tema, quindi non mi dilungo. Altrove ricostruito come provenissero dai laboratori di restauro del Vaticano molti degli scultori all'opera nei laboratori di scultura del Louvre dell'epoca di Napoleone. Giovanni Cesare, Gioacchino Lucarelli, Pietro Piggiani, la tradizione romana veniva importata a Parigi insieme ai capolavori di scultura. Le antichità requisite dai francesi non subirono peraltro gli estensivi restauri che convolsero i dipinti. E questo di per sé è diciamo, significativo. Le sculture paiono portarsi dietro quasi fisicamente i propri res eh, restauratori e una consolidata tradizione critica. Eh, ovviamente, appunto, eh, la differenza su eh, questo piano tra il restauro dei dipinti e il restauro delle sculture mi pare eh, senz'altro emblematica. Visconti, al Museo Napoleone. Organizzò l'attività di restauro in modo molto simile a quanto aveva fatto al Pio Clementino per garantirsi un'elevatissima qualità di esecuzione. Anche l'allestimento delle sale era ispirato agli stessi criteri museologici adottati a Roma. Veniamo quindi al secondo snodo cronologico, l'elezione di Pio VII e i primi anni del segretariato Consalvi. In questo autorevole consesso, e dopo quanto è stato riferito dagli altri relatori, non è certo necessario ribadire l'abilità diplomatica e le doti di mediazione di Consalvi, eh, fin dal conclave veneziano del 1800. Come segretario di Stato, il cardinale non fu, so, non fu solo protagonista assoluto della politica estera dello Stato della Chiesa, ma ebbe un ruolo di primo piano anche nella tutela del patrimonio. Da più parti sono state ricostruite le molteplici iniziative messe in campo sul patrimonio artistico durante il primo pontificato di Pio VII, eh, da importanti scavi archeologici come quello di Aestè Antica, a provvedimenti di restauro sugli edifici religiosi a significativi interventi urbanistici. Determinante fu senza dubbio la scelta di Antonio Canova come ispettore generale alle antichità e belle arti dello Stato della Chiesa, carica che tenne dal 10 agosto 1802 fino alla sua morte. Non ci possono essere dubbi che consalvi un ruolo importante in questa scelta. Dalla corrispondenza che ho analizzato si evince come nel 1802 l'amicizia fra i due fosse già ben consolidata, direi confidenziale in tanti co casi. Il 19 settembre 1802, per esempio. Consalvi scrive di suo pugno allo scultore che era in partenza per Parigi, inviandogli una missiva molto affettuosa, accompagnata da una lettera di referenze. La vedete nella, nella diapositiva. Il, tenso, il testo rappresenta: che non c'è tempo di leggerlo, ma credetemi, rappresenta una straordinaria e piuttosto precoce direi presentazione delle doti di Canova e della sua importanza nel mondo artistico europeo. Veniamo agli anni del governatorato francese di Roma, che vedranno i nostri a lungo separati. Consalvi emigrato a Reims, mentre Canova nel pieno delle sue attività creative, riconfermato nel suo ruolo. Il giorno prima di partire, il 9 dicembre del 1809, il cardinale scrive allo scultore. Nei pochi momenti che ho per partire da Roma mi è impossibile, giacché non posso farlo in persona, di non prendere per scritto il congedo da una persona che tanto stimo e tanto amo e a cui tanto devo, cioè da lei. Riceva un addio che le dà più che la penna il cuore. Io porto con me la memoria dei suoi molti e grandi favori è una stima e affetto per lei che non, posso ricevere, che non possono ricevere aumento. Ella mi conservi l'amor suo che mi è onorevolissimo e preziosissimo. Spero che non sarà per dimenticarmi mai. Ovviamente eh, Cansalvi non sapeva come sarebbero andate eh, le cose. Il rapporto di vicinanza in effetti continuerà per tutta la vita e mi pare possa essere rappresentato da due splendidi ritratti realizzati da Thomas Lawrence a pochi anni di distanza e eh, da poco studiati anche dall'amica e collega Ilaria Miarelli. Durante il viaggio in Francia, eh, nel 10, Consalvi scrive per esempio a Canova «Se io qui possa servirle in qualche cosa, disponga di me come di una cosa interamente sua». Nei cinque anni dell'ottananza il tenore delle missive resta analogo, con frequenti manifestazioni di apprezzamento e reale affetto. Per Roma il quinquennio napoleonico fu come è noto un periodo terminante, non solo per l'introduzione di profonde trasformazioni sotto il profilo economico e amministrativo, ma anche per la creazione di strategie utili a difendere il patrimonio artistico. Senza sminuire la portata innovatrice delle disposizioni francesi sull'amministrazione delle belle arti, per valutarne il peso reale nella capitale pontificia, credo sia utile verificare le conseguenze concrete sulla pratica del restauro e l'allestimento dei musei. L'intendente dei beni della corona, Martial Daru, progettò infatti una nuova organizzazione amministrativa dei musei vaticani e capitolini ma dal punto di vista della gestione materiale scelse in fondo una sostanziale continuità di figure che erano già state impiegate all'epoca di, di, di Pio VII. A capo dei musei vaticani della città restava Canova, nominato direttore generale dei musei, e allo stesso tempo Antonio Deste veniva confermato dai musei vaticani, mentre Agostino Tofanelli passava da sotto a conservatore del Capitolino. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione e potenziamento del personale, il governo francese mantenne in servizio nei musei imperiali molte delle figure che erano legate, spesso per via di parentela, al periodo di Pio VII. Come Filippo Aurelio Visconti, Pietro e Tommaso Massi, già custode del Pio Clementino, il mosaicista Andrea Volpini, ma anche Pietro Sir Sirletti, Filippo e Gioacchino Colarelli, che avevano ricoperti incarichi simili prima dell'arrivo dei francesi. Perfino per la movimentazione delle opere, il museo continuava affida ad affidarsi alla professionalità della famiglia Viola. Da generazioni specialisti del trasporto delle sculture che già negli anni 70 del 700 avevano prestato servizio per il Pio Clementino e avevano continuato a farlo senza soluzione di continuità. Arriviamo così all'ultimo snodo cronologico di grande significato: il ritorno di Pio Settine a Roma, il congresso di Vegna e la restaurazione, in sostanza il secondo segretariato di Consalvi. Inviato dal pontefice a Vienna. Ancora prima dell'inizio ufficiale del congresso, Consalvi scrive a Canova, il 10 settembre del 14, con il consueto tono molto amichevole. Le sue amorose espressioni di, eh, in mio riguardo mi vanno dritte al cuore, sottolinea il cardinale nella sua missiva. Cons Consalvi in questo momento intende rassicurare Canova sul fatto che nel nuovo assetto politico in via di costruzione si farà intermediario presso il Pentefice affinché lo scultore mantenga il suo ruolo che aveva avuto prima, aveva tenuto con i francesi e che gli dice sarà anche nel futuro. Scrive parlando della protezione delle arti e delle scienze. Ci concerteremo insieme per i modi di provvedere al bisogno, e aggiunge: sia persuaso egualmente che se ci sarà cosa da aggiungere per onorare particolarmente la di lei dignissima persona, io mi farò uno studio particolare per indagarla e proporla a Sua Santità. Ancora da Vienna nel giugno del 15, quando ormai la battaglia di Waterloo. Sul il campo e si intravede la fine di Napoleone. Consalvi rassicura Canova sulle sorti dell'Accademia di San Luca e in merito al suo impegno per fornirla delle risorse necessarie una volta che sarà tornato a Roma. Nella corrispondenza con Salvi Canova emerge con chiarezza che co lo scultore, notoriamente restio all'incarico che gli era stato assegnato, accettò la complicata missione a Parigi in virtù del suo legame personale. Il Cardinale. Canova era stato incaricato, ovviamente questo è noto, di recarsi nella capitale francese per il recupero dei capolavori prelevati dai francesi. Scrive Canova il 10 agosto del 15. La commissione annuale di cui piace a sua santità incaricarmi per reclamare verso gli augusti alleati a Parigi, capidopera d'arte antiche e dei quadri, onde Roma e lo Stato piangono l'amara perdita, è in prosa troppo ardua, laboriosa e imprensiona infinitamente alle dobili forze del mio ingegno» ma conclude precisando che intende accettare l'incarico solo per tentare il conseguimento del suo desiderio, così scrive a Consalvi. E anche in questo caso la versione minuta dell'epistolario cadoviano, che vedete, è decisamente più esplicita di quanto non sia quella a stampa di Ferraioli. I fatti sono molto noti. Canova si trova in una situazione difficile. L'apprezzamento di cui gode in tutta Europa le rendono un interlocutore prezioso per lo Stato pontificio, ma da parte sua soffre le tensioni diplomatiche. Mentre infatti tra luglio e settembre del 15 le altre nazioni ottengono la restituzione dei capi d'opera, il suo operato è ostacolato dalla permanenza del Trattato di Tolentino, dall'ostilità dello Zar di Russia e da voci malevole fatte circolare ad arte, come l'idea che il pontefice volesse recuperare i capolavori per poi rivenderli in Inghilterra. Una lettera del 12 settembre del 15 di Canova a Consalvi contiene un passaggio fondamentale. Già a quelle date, nel momento di massimo scoramento rispetto alle prospettive di fallimento della missione, Canova prospetta a Consalvi la possibilità di trovare una posizione conciliante grazie a un'apertura di disponibilità del Re di Francia. Sembra già prefigurarsi la possibilità di lasciare al Louvre alcune opere, tanto che il giorno successivo. Canova chiede al Cardinale di far vedere le liste dei dipinti, scrive a Landi e Camuccini in alto segreto nel caso supposto di una conciliazione con i francesi. In sostanza, qualora fosse necessario, scrive Canova, lasciare Louvre alcune opere, fosse diciamo, possibile questa ipotesi, ancora è un'ipotesi, Canova vorrebbe che eh, la scelta dei dipinti da lasciare fosse convalidata da eh, Landi e Camuccini, mentre eh, sente, si sente più sicuro ovviamente eh, sulla scelta delle sculture che avrei, farebbe in autonomia. Il 30 settembre del 15 il Congresso di Vienna delibera l'invalidità del Trattato di Tolentino e nelle settimane successive Canova può finalmente iniziare a fare imballare i capolavori italiani per il viaggio di ritorno. Nella corrispondenza con Consalvi si segue perfettamente la soddisfazione e il sollievo di entrambi, così come la resistenza da parte francese. Il mese di ottobre è il mese degli imballaggi, ma ancora una volta della diplomazia. Canova e Consalvi concordano a mezzo lettera per adottare una linea di compromesso che valutava l'opportunità di lasciare in Francia alcune opere. Inizialmente pensano a una serie di dipinti eh, dispersi nei dipartimenti e collocati nelle chiese, scrive Canova a Consalvi. Suppongo che a sua santità non sarà discaro di rilasciarli. Nei fatti l'elenco delle opere lasciate a Parigi fu più ampio e variabile nei criteri di scelta. In, un caso, in alcuni casi vennero avanzati motivi conservativi, ma credo che su questo aspetto ci sia ancora da indagare a fondo. Col passare delle settimane di ottobre, infatti tra le righe della corrispondenza Canova-Consalvi si può leggere crescente l'esigenza di, cito, lasciare indietro diversi capi di scultura e pittura per motivi diplomatici. La soluzione è caldeggiata anche da Hamilton e von Humboldt, ma soprattutto Gonsalvi considera questo un modo per propiziarsi la benevolenza del nuovo re di Francia. Quando il primo convoglio che riporta indietro i più importanti capolavori, tra i quali simbolicamente l'Apollo del Belvedere e la Trasfigurazione, scordato, scortato dai soldati austriaci, parte per Parigi, Canova invia a Consalvi una lista riservata delle opere che intende lasciare in Francia, affinché il cardinale possa valutarle in anticipo. Lo scultore infatti il 23 ottobre aveva ricevuto dal conte Pradel un'apertura di disponibilità. Nell'epistolario di Bassano si conservano gli originali dei messaggi che Canova scambiò col direttore generale du ministère de la Maison du Roi in questo frangente. Pradel fa presente a Canova quanto aveva saputo dalla Vallée, custode del Louvre, circa l'ipotesi che lo scultore potesse lasciare alcune opere al museo e gli confermava quanto questa possibilità fosse agréable a sa majesté. Rassicurato dall'approvazione che gli giunge da Consalvi, Canova, qualche giorno dopo, risponde a Pradel Confermando che, interprete delle affettuose beneficenze e intenzioni di Sua Santità, in nome delle quali sono inviato di reclamarle, faccio spontaneo dono a quel reale museo. Anche in questo caso, la minuta conservata nell'epistolario, con tutte le cancellature e ripensamenti eh, che vedete, restituisce la difficoltà di Canova in questo delicato momento. Soprattutto su di lo scrittore fatica a definire quali possano essere sacrificabili per il bene della diplomazia. Canova, così partendo per Londra, può scrivere a Consalvi di aver dato, e cito, un giro e termine onesto e politico al nostro affare, che voleva molta delicatezza e prudenza per maneggiarlo. Il cardinale, da parte sua, lo rassicura. Lunge dunque dallo stare in pena per essersi arbitrato a tali doni, ella si consoli di avere indovinata la volontà del Santo Padre. Come è noto, il rientro dei capolavori a Roma comportò diversi problemi. Vennero vietati i festeggiamenti programmati dall'Accademia di San Luca per l'allievo dei convogli a Porta del Popolo e anche sull'azione diplomatica di Canova a Parigi negli anni successivi non mancarono voci di dissenso. La commissione delle famose lunette eh, che sono lì al Museo Chiaramonti eh, può anche infatti essere letta eh, come una sorta di risposta, no, voluta a, dallo stesso Consalvi eh, a, anche diciamo contro, insomma, in risposta a queste voci eh, che eh, vedevano in Canova un'azione che aveva sacrificato il bene eh, degli italiani. Vorrei però concludere questo mio intervento tornando a guardare la storia dei musei vaticani nella prospettiva della continuità, a collaborare con Canova a Parigi nell'operazione di imballaggio delle sculture che furono che, che, che tornavano verso Roma, furono alcuni dei restauratori di origini romane che erano impiegati in quel momento al Museo Napoleon. Antonio Bonomi, per esempio, rassegnò ufficialmente le proprie dimissioni dall'incarico che aveva nel museo francese per collaborare al rimpatrio dei, dei capolavori. Stessa scelta fecero gli scultori Giovanni Cesari e Giovanni Fulbugoni, che erano arrivati in Francia al seguito delle opere italiane e rientrarono a Roma. una volta rientrati a Roma trovarono un impiego nei musei vaticani per gli interventi di manutenzione che le sculture necessitarono al ritorno del viaggio di rimpatrio. Dal punto di vista museologico è noto, le sculture antiche tornarono negli spazi dove erano state prelevate. Il dibattito animato in merito alla ricollocazione dei dipinti, condizionato anche dalle indicazioni francesi, non sfiorò in alcun modo la questione delle antichità compresa la restituzione ai legittimi proprietari delle raccolte private. Mentre stava già pensando al nuovo grande spazio espositivo del braccio nuovo, Canova ordinò a Tofanelli e a Deste di rimettere tutte le opere esattamente dove erano state prelevate. Anche Tofanelli e Deste ovviamente mantenevano il loro incarico. Erano passati dal primo governo di Pio VII al governatorato francese e ora tornavano, cioè rimanevano in realtà al loro posto. La maggior parte delle antichità furono restaurate con un lungo e paziente intervento per ristabilire anche i più in minuti dettagli delle integrazioni del XVIII secolo che potevano essere danneggiate o di tutto in tutti questi sp spostamenti. Si riproponevano così negli interventi, metodi, procedure e materiali che facevano parte della consolidata tradizione romana. Pietro Meres, Domenico Piggiani, Michele Irati furono ripetutamente incaricati per il fissa fissaggio di tutti i frammenti conservati, ma non più aderenti o per la tassellatura di quelli mancanti. Questa intensa campagna di recupero delle integrazioni settecentesche pare ancora più significativa se paragonata ai nuovi orientamenti sul restauro della scultura che, andò, che Canova andava elaborando negli stessi anni. In conclusione, credo si possa dire che a dispetto dei tempi burrascosi e dei molti spostamenti, i musei vaticani, vaticani tornarono quello che erano stati prima degli eventi rivoluzionari e soprattutto il museo più clementino, senza dubbio, divenne un modello di lunga durata, fonte di ispirazione per molti musei di antichità europei, almeno per tutta l'epoca della Restaurazione. Questo museo e le sue sculture ancora oggi rappresentano uno stra straordinario esempio di continuità, in fondo un po' come, come Consalvi, che per la storia dei musei e della tutela significa anche la conservazione del valore della memoria. Vi ringrazio. Ringraziamo la professoressa Piva per questo suo ricco e prezioso contributo e adesso possiamo anche sospendere il, i nostri lavori fino alle 16.30 quando riprenderemo con l'ultima relazione. A tra poco. Si vede? Ecco. ecco. Allora, pian pianiamo e pian pianino se possiamo prendere posto, così riprendiamo i nostri lavori. Allora riprendiamo i nostri lavori e prima di lasciare la parola al professor Richard Whitman eh, mi piace ricordare, eh, oltre all'aspetto monumentale di interesse del Consalvi e di Pio VII per gli artisti, eh, l'interesse politico anche della cultura, mi piace ricordare anche l'aspetto, potremmo dire, più dimesso familiare di Consalvi, il quale si interessava degli artisti. Quando uno cade, eh, finiva in prigione, ad esempio così capitò per Domenico Cimarosa, e, eh, durante la Repubblica Partenopea, lui che non aveva grandi eh, visioni ideologiche e politiche, eppure eh, incappò in questo incidente, ebbene... Eh, il cardinale Consalvi interviene per tirarlo fuori dopo quattro mesi dal carcere. E così anche un altro aspetto interessante legato all'interesse di eh, Consalvi per gli artisti è, è un aspetto che era tipico anche dell'ecclesiastico, di prendersi cura delle persone che avevano anche qualche difficoltà. E quindi il poeta romanesco Gioacchino Belli viene eh, assunto in Vaticano, eh, aveva problemi di salute, eccetera, e quindi lui si preoccupa di trovargli un posto presso l'ufficio del bollo e del registro di Roma. Questo è un aspetto anche molto bello del cardinale. E quindi lascio eh, la parola al professore, non prima eh, di dire che il professor Whitman è professore di storia dell'arte e dell'architettura presso l'Università della California, Santa Barbara. E la sua ultima eh, pubblicazione eh, riguarda eh, la ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le mura dopo l'incendio del 1823. Diciamo che per l'edizione viella eh, eh, è uscito in italiano ed è del 2023, mentre per l'edizione inglese è ancora fresco di inchiostro perché porta la data del gennaio 2024. E quindi... Lascio la parola al professor Whitman Grazie. con la sua eh, relazione sugli artisti a Roma al tempo di Consalvi. Grazie. Comincio per ringraziare Padre Ardura per l'invitazione di partecipare a questo bellissimo colloquio e a tutti gli organizza organizzatori e lo staff. La calorosa accoglienza che ci hanno dato in questi due giorni. Il nome di Consalvi compare costantemente negli studi sulle arti del primo Ottocento a Roma. Il Cardinale era profondamente coinvolto nella riprogettazione urbana, nel patrocinio delle arti pubbliche e negli scavi archeologici. Era vicino ad Antonio Canova. La figura artistica centrale dell'epoca, non solo scultura, sculture, ma come già sottolineato figura centrale nella protezione del patrimonio artistico di Roma, alleato del governo pontificio nella promozione della cultura artistica romana, protagonista centrale nelle istituzioni artistiche di Roma e persino un rappresentante diplomatico, in gran parte responsabile dopo 1815 per recuperare le opere d'arte rimosse dai francesi nei due decenni precedenti. Il rapporto di Canova con Pio VII è stato paragonato a quello di Raffaello con Leone X e Consalvi può prendersi una parte del merito. Questo intervento oggi inizierà con una presentazione molto panoramica di alcuni temi principali del mondo delle arti al tempo di Consalvi. Poi concluderà con alcune riflessioni sullo stato delle cose alla sua morte. La scultura era considerata da molti contemporanei come l'arte primaria e nel 1800 era nel pieno di una rivoluzione incentrata sulle figure di Antonio Canova e del Danese Bertor Thorvaldsen. Contemporanei come Ciconiara e il francese Quatremer de Quincy si entusiasmarono per il fatto che la scultura precedentemente impantanata in uno sterile antiquariato, era stata riportata in vita da questi due. Da Canova, il grande rappresentante della nozione classica di bellezza ideale, e dal più severo Thorvaldsen, che esercitò la sua influenza soprattutto sui nord europei e che divenne uno dei principali rappresentanti dell'idea che una Cultura filosofica germanica fosse la più vera erede, erede degli antichi greci. Pittura: anche il mondo della pittura era caratterizzato dal fermento. Dopo la caduta della Repubblica Romana, i leader dell'Accademia di San Luca avevano ripreso il revival del gusto classico alla luce della grande maniera cinquecentesca e seicentesca un programma associato a pittori come Vincenzo Camuccini, Caspare Landi o Pallaggi, uh, con i loro grandi dipinti altamente retorici di scene storiche e mitologiche. Ma ben presto anche altri movimenti si manifestarono a Roma. La presenza di Ingres a partire dal 1806 rappresentò una nuova e influente direzione, mentre l'elenco di altri importanti pittori stranieri che soggiorarono a Roma per un anno o tre durante i due ministeri di Consalvi è molto lungo. Il danese Christopher Wilhelm Eckersberg, il francese Theodore Géricault e, Antoine Jean-Baptiste Thomas, l'inglese Thomas Lawrence, il tedesco Franz Ludwig Kattel, per non parlare del gruppo tedesco dei pittori nazareni, la cui prima truppa arrivò nel giugno del 1810. Sotto la guida di Friedrich Overbeck, questo gruppo di pittori religiosi, di certo estranei ma sempre più influenti, con il passare dei decenni, perseguì un revival altamente moralizzante, antiacademico, ma anche nazionalistico dell'arte medievale e del primo Rinascimento, un'arte che aspirava a rivolgersi alla gente comune con temi cristiani e figure umane leggibili e riconoscibili. Roma, insomma, durante gli anni del ministero di Consalvi, offriva nello spazio di poche centinaia di chilometri quadrati una sorta di microcosmo della pittura europea. Questa era anche un'epoca in cui stava emergendo una nuova immagine dall'artista, socialmente, politicamente e intellettualmente nuova, come ha osservato Stefano Sussino nel 1998. Ricordiamo gli straordinari mausolei musei che ospitano le tombe e celeb celebrano le memorie di Canova a Posagno e di Torvaldsen a Copenhagen. Entrambi gli uomini proveniv proveniv provenivano da ambienti molto umili. Il padre di Canova era un tagliapietre, mentre quello di Torvaldsen era un artigiano di legno. Eppure... Canova finì per essere nobilitato dal Papa con un titolo che lo rendeva pari alla più antica nobil nobiltà capotellina, e acquisì una ricchezza sufficiente per perseguire livelli di meccanismo artistico quasi pontifici. La storia di Canova è solo la più spettacolare delle storie contemporanee di accesa socio-economica degli artisti che riflette le maggiori opportunità di formazione artistica merocratica, l'espansione del mercato dell'arte borghese, la crescita del pubblico interessato all'arte e l'impatto delle idee romantiche che esaltano la poeta, il poeta e l'artista come visionari. Considera le umili case atelier che Anga o Tommaso Minardi abitavano durante la ristorazione. Si trattava di giovani artisti che si stavano facendo strada da soli, con una limitata protezione elite. Ma, come nota Sussino, negli anni 30 e 40 molti artisti, molto meno assaltati di Canova o Thorvaldsen, poterono farsi seppellire in tombe che, in un altro secolo sarebbero sembrate tombe di cardinali o nobili. Questo nuovo mondo di mobilità sociale fu una caratteristica distintiva della cultura artistica romana all'epoca di Consalvi. Anche le istituzioni artistiche e culturali di Roma si trasformarono in questo periodo. Um, Dopo la caduta della Repubblica era stato deciso di fondere nuove scuole di pittura, scultura e architettura all'interno dell'Accademia di San Luca per incoraggiare l'educazione di una generazione più giovane e per soddisfare meglio una delle vocazioni centrali dell'istituzione. Sebbene la discussione su queste riforme sia iniziata intorno al 1800 esse vennero attuate soprattutto durante l'occupazione napoleonica in seguito ai negoziati con una commissione di accademici guidata da Canova i nuovi statuti del 1812 ampliarono il ruolo delle istruzioni tecnica meccanica e soprattutto teorica anche la conoscenza della storia antica fu messa in risalto e sostenuta dalla fondazione dell'Accademia di archeolo Archeologia. Dopo il 1814 queste riforme vennero consolidate sotto la guida di Canova e con il sostegno attivo di Consalvi. L'Accademia di Archeologia e l'Accademia di San Luca vennero accorpate sotto la presidenza di Canova, gli statuti di quest'ultima vennero nuovamente rivisti per porre maggiore enfasi sulla teoria dell'arte e anche il programma annuale di concorsi accademici venne rivisto, alcuni di quali ora finanziati personalmente da Canova stesso. Alla fine di, del secondo ministero di Consalvi, l'Accademia si era trasformata in uno, una delle istituzioni artistiche più intellettualmente vitali d'Europa. Una figura chiave fu, uh, chi fu l'antiquario Giuseppe Antonio Guattani, anche protagonista del precoce sviluppo della stampa artistica romana in quegli anni. Roma aveva da poco visto la nascita di tre nuovi periodici uh, dedicati esclusivamente alle arti e o allo studio dell'antiquariato che ve vedete sullo schermo. Guatani fu l'editore e l'autore principale del più longevo di questi i monumenti antichi che interruppero la pubblicazione durante la Repubblica Romana. Ma Uh, riuscirono a continuare ad apparire apparar con introduzione e cambiamento di titolo fino a 1823. Il giornale arcadico di scienze, let lettere ed arti fu fondato nel 1819, sostenuto in parte da sovvenzioni indirette dal governo pontificio e si posizionò come rivale. Antimoderno, antistraniero e antiromantico del più aperto Efemeridi letterarie. Un'antica rivista di letteratura e cultura che, dopo le sue tribolazioni, fu anche rilanciata nel 1820. La vivacità di questa scena editoriale d'arte potrebbe sembrare sorprendente, data la ristrettezza della sfera pubblica nello Stato pontificio a questa data, ma in realtà era un prodotto logico del tipo di pubblico istruito molto particolare che esisteva qui, profondamente coinvolto nelle arti e profondamente condizionato a mantenere riservate le, op le opinioni politiche. In questi anni Roma fu ovviamente anche teatro di importanti progetti architettonici e urbanistici. Durante il suo primo ministero, Consalvi era stato coinvolto nella creazione del nuovo Museo Chiaramonti di Antichità, iniziato da Pio VII prima del 1806, con l'intento di ospitare nuove opere scavate per sostituire quelle trasferite in Francia con il Trattato di Tolentino. Canova selezionò e uh, allestì la collezione che crebbe rapidamente grazie ai nuovi scavi e alla legislazione che limitava la vendita e l'esportazione di antichità. I lavori furono interrotti dalle occupazioni napoleoniche e mentre i francesi riuscirono a inaugurare il museo nel 1810, i lavori furono ripresi durante il secondo ministero di Consalvi, con la costruzione del magnifico braccio nuovo dell'architetto Raffaele Stern, completato dopo la sua morte da Pasquale Belli. E poi Canova, dopo aver ricevuto la nobiltà e una rendita come ringraziamento per il suo successo diplomatico nell'ottenere la restituzione delle opere d'arte saccheggiate dai francesi, destinò il primo anno della sua rendita alla sponsorizzazione di un grande ciclo, ciclo di affreschi nella, nella muse, nel Museo Chiaramonti per celebrare il meccentismo di Pio VII. I soggetti di queste 15 lunette allegoriche furono ideati, come abbiamo già sentito, dallo stesso Consalvi e mettevano in risalto realizzazioni come il restauro di monumenti pubblici, il Colosseo, ad esempio, le aggiunte alle collezioni vaticane e le riforme istituzionali. In associazione a questo progetto una seconda serie di affreschi non allegoriche sugli stessi temi fu eseguita sempre sotto la supervisione di Canova nella Galleria Clementina. Il tutto offre un'enfatica affermazione che la norma norm normalità pontificia era stata ripristinata in tutto il suo splendore culturale, nella sua custodia trionfalmente rianimata dei monumenti di Roma e delle collezioni della Santa Sede. Consalvi fu anche determinante negli interventi urbanistici a Roma. Durante il suo primo ministero ordinò di migliorare la via Flaminia e di ricostruire Ponte Milvio. Il progetto di Ponte Milvio, realizzato nel 1805-6, è particolarmente interessante. Grandi porzioni di questo antico e fatiscente ponte erano state spazzate via dalla storica alluv alluvione del 2 febbraio 1805, lasciandolo completamente inutilizzabile. Il tempo stesso dell'alluvione fu mal augurente nel vero senso della parola perché Pio VII era in quel momento costretto nella sua infelice visita a Parigi per l'autocoronazione di Napoleone come imperatore e molti temevano già che questo umiliante viaggio si potesse concludere con il pontefice come il suo prede predecessore in una prigione francese dato che il ritorno del pontefice a Roma gli richiedeva di attraver att attraversare il ponte Milvio la sua distruzione causata dalle forze naturali sembrava presagire proprio un tale risultato desideroso di placare le ansie consalvi ordinò una ricostruzione accelerata al massimo dal suo fidato architetto camerale Giuseppe Valadier Piuttosto che una riparazione di fortuna, Valadier avrebbe ricostruito interamente il ponte, trasformando la Torre Nord in un monumentale arco di trionfo e corpo di guardia. Concepito in stretta collaborazione con Consalvi, questo ambizioso sforzo era destinato a sistemare il ponte una volta per tutte, e i lavori furono portati avanti con tutta la celerità possibile, come una supplica a Dio che Papa Pio potesse di nuovo essere riaccompagnato attraverso il ponto alla sua città eterna. E naturalmente, il sito del Ponte Milvio e la sua associazione con la conversione di Costantino lo rendevano simbolo della qualità divinamente ordinata e provvidenziale del potere temporale del Papa. Questo ovviamente era di grande attualità nel contesto del 1805 e la decisione di ricostruire il ponte in modo così monumentale era quindi politicamente significativa. Il nuovo ponte doveva affrontare i futuri invasori ricordando loro che le sfide all'autorità temporale del Papa violavano la volontà manifesta di Dio. Alla fine Napoleone non trattenne il Papa e quando Pio VII tornò a Roma fu accolto presso il ponte appena ricostruito che egli inaugurò ufficialmente attraversandolo. A questa data c'era anche un progetto di inserire un grande par parco pubblico sul Pincio in con concomitanza con l'idea di trasformare Piazza del Popolo. Che risaliva a decenni prima, ma che alla fine dovette aspettare il secondo ministero di Consalvi. Durante l'occupazione napoleonica, alcuni aspetti di questo progetto erano avanzati, tanto che Consalvi, al suo ritorno nel 1814, poté approfittare di una collina del Pincio sgomberata per commissionare a Valadie un nuovo grande progetto essenzialmente quello che vediamo oggi, che fu approvato nel gennaio 1816 e completato sei anni dopo. Nei pochi minuti che mi restano vorrei offrire alcune riflessioni finali sulle trasformazioni più grandi che stavano maturando all'epoca di Consalvi. Il secondo ministero di Consalvi si concluse poche settimane dopo il cat catastrofico incendio che distrusse San Paolo fuori le morra, un clamoroso punto esclamativo che consumò sviluppi già nascenti nei decenni precedenti. Questo in parte perché fu immediatamente seguito dalla morte di Pio VII e dall'elezione di Leone do, uh, XII, che segnò l'accesa al potere di fazioni che per molti aspetti ripudiavano la cultura cosmopolita ed illuminata associata all'era consalvi. Le prospettive papali sul mondo al di fuori di Roma furono per decenni segnati di un conservatorismo spesso avversario che si opponeva militantemente alle avanzate di una cultura liberale e moderna e che era determinato a marcare la sua distanza dai valori secolari progressisti e borghesi del nuovo secolo. Gli storici dell'arte hanno prestato molta attenzione agli sforzi del uh, restaurato Pio VII, assist assistito da Consalvi e Canova, per ripristinare l'antico status di Roma come cuore culturale eterno dell'Europa. Ma coloro che nella curia diffidavano o si opponevano a questi sforzi sono stati forse relativamente trascurati informati da un senso romantico di disincanto nei confronti dei valori moderni, speravano invece di rinnovare Roma ripristinando il suo status di città cattolica e cristiana per eccellenza, caratterizzata da quella che lo storico Philippe Boutry ha definito una santità visibile. Questa era la visione perseguita da Leone XII, in particolare nel Giubileo del 1825. Ciò che l'arte ufficiale dopo il 1825 rivela, più dei testi credo, è che si trattava di una visione incipientemente storicista. Le continuità provvidenziali della tradizionale temporalità cattolica non erano esplicit esplicitamente ripudiate, tutt'altro, ma la visione prevalente nella cultura ufficiale dopo il 1825 era che i recenti sviluppi storici stavano producendo, stavano producendo un presente empio che era molto diverso, molto peggiore in senso assoluto del santo passato cristiano. L'obiettivo per il futuro divenne quindi quello di piegare l'arco dello sviluppo futuro verso le parti buone della storia. Questo non solo ebbe conseguenze decisive per l'arte, ma forse fu più visibile nell'arte che in qualsiasi altro ambito. A questo proposito, la decisione di Leone XII di perseguire una ricostruzione in prestino di San Paolo, piuttosto che una moderna ricostruzione neoclassica, fu emblematica. L'architettura del passato paleocristiano Viene, viene vista in questo quadro non come un momento decadente nella storia dell'architettura ecclesiastica cristiana, come precedent precedentemente, ma come la traccia storica di un'epoca eroica, i cui valori cristiani, totalmente differenti di quelli del mondo moderno, sono la chiave per la salvezza della società futura. In questa prospettiva la scelta era chiara continuare ad allontan allontanarsi da quel exemplum e vederne scomparire persino il ricordo oppure fare uno sforzo mirato per ricongi ricongiungersi ad esso, farlo rivivere, proteggerlo e sperare che il futuro possa essere plasmato più profondamente dalle sue verità. Tutto ciò è molto lontano dalla prospettiva consalviana. Torniamo per esempio un momento a Ponte Milvio. Si suppone che Consalvi e Pio VII ritenessero che il progetto di Valadier articolasse bene il messaggio previsto sull'inviolabilità del potere temporale. Ma gli osservatori clericali più conservatori, soprattutto in retrospettiva, dieci o vent'anni dopo, avrebbero deplorato l'idioma stilistico utilizzato da Valadie. I suoi semplici volumi geometrici inquadrati, avvolti in un bugnato esagerato, riflettevano l'idioma tozzo e muscoloso del neoclassicismo internazionale contemporaneo un idioma ormai fortemente identificato con i progetti di competizione rivoluzionaria francese o i decori dei festival, così come con i monumenti e i progetti pubblici secolari altrove, per esempio il progetto per il Friedrich Denkmal di Friedrich Gilly a Berlino. Non può essere stato edificante per i conservatori a Roma di pensare che Consalvi sperasse di proteggere la città eterna con quello che sembrava un padiglione rivoluzionario francese di seconda mano. Tali perplessità sarebbero state confermate quando dopo il 1808 i francesi iniziarono vicino al ponte una passeggiata pubblica, ulteriori viali alberati ed una colonna trionfale. In breve, le sue forme riflettavano perfettamente il loro senso estetico. L'opposizione a questo tipo di progetto si sarebbe manifestata molto più apertamente dopo il 1823 e la situazione di San Paolo ne sarebbe stata un catalizzatore. Si sviluppò un dibattito pubblico sorprendente, plasmato da ecclesiastici conservatori, le cui opinioni si erano formate nell'angoscia della dominazione francese e che erano arrivati a considerare tutto ciò che era moderno come antitetico alla Chiesa. E tra queste cose, almeno per un certo periodo, c'era l'estetica classica moderna. È così che a Roma, per la prima volta dal Rinascimento, fu possibile immaginare di sostituire una delle principali basiliche romane con una chiesa in uno stile diverso di quello provvidenzialmente lasciato in eredità dai Cesari. Sviluppi simili le, um, riguarderanno le, le arti sorelle dell'architettura. Il sereno uh, cosmopolitismo estetico associato alla figura del cardinale Consalvi sembra a questo punto una reliquia di un'epoca passata. Grazie. <applause> Mi grazie per pro... la stanchezza del, della lingua. <ride> grazie professore, anche per l'economia del tempo che ci ha donato, <ride> e quindi in questo senso un doppio grazie. E abbiamo la possibilità di rivolgere eh, delle domande per un dibattito ai, al professor Whitman e alla professoressa Ser Mattei. Eh, essendo assente il terzo interlocutore, quindi la professoressa può venire qui e chi vuole intervenire interviene e possibilmente dicendo a chi rivolge la domanda. Prego. Sì, grazie, Monsignor Agostini. Ehm, è stato molto bravo eh, il professore Whitman a parlare un italiano molto meglio del mio. <ride> Veramente, sì. Eh, professoressa, eh, mi piacerebbe sentire qualche parola sull'estate in cui si trovarono le, le, i pezzi che il eh, Monsignor. Eh, Consalvi aveva incaricato a Canova di, portare, mh, di riportare dalla Francia, perché sento che mh, mi pare aver sentito che alcuni mh, avevano qualche, mh, qualche danno eh, e allora mi piacerebbe sapere il, lo stato in cui si è trovato e come hanno fatto per. Ah, sì, grazie. Eh, no, eh, rispondo io, ma non, non per mh, levare la, la parola alla professoressa Fiumiser Mattei. Non c'è dubbio che il passaggio in Francia, e l'ha ben testimoniato lei, e anche l'intervento della professoressa Piva l'hanno testimoniato, è un momento anche di arricchimento per le nostre collezioni. L'ho detto anche in apertura del convegno. Cioè non tutto il male è venuto dalla Francia, anzi da, da, dal passaggio delle opere in Francia. È vero, è così, nel senso che l'esperienza sicuramente dell'organizzazione francese, l'esperienza eh, soprattutto dei restauratori francesi per quanto riguarda i dipinti, ehm, hanno portato soprattutto per la parte dei dipinti, delle tecnologie e dei eh, trasporti, ad esempio della trasfigurazione da tavola a tela. E così anche tutta una serie di metodologie sul restauro e sulla conservazione che sicuramente poi sono state acquisite una volta rientrate le opere e, ehm, e sono, sono state poi frutto di studio e di approfondimenti da parte dei tecnici e dei restauratori vaticani di dipinti. La parte invece più dei restauratori o degli scultori, perché poi il limite tra restauratore e, ar e artista. Era assolutamente, ma così lo è stato fino agli anni 30 del Novecento, quando una figura come Biagio Biagetti era un restauratore, era anche pittore ed era anche uno storico dell'arte. Quindi eh, i direttori delle collezioni, l'abbiamo visto, da D'Este a Canova, ma possiamo andare indietro fino a Raffaello, erano sempre degli artisti e non degli storici dell'arte o degli archeologi. Oppure sì, erano questo, ma erano anche altro. Quindi... Diciamo, c'è un panorama più ampio. Per la parte delle, delle sculture, sicuramente, e questo lo possono testimoniare anche i nostri restauratori, ma anche i nostri archeologi che hanno studiato molto bene le nostre collezioni di antichità: e tante opere, cioè noi. Quotidianamente lavoriamo su eh, sculture di antichità greco-romane che hanno subito tanti restauri nel corso del tempo e quindi i restauri notoriamente sono i primi che saltano perché eh, che, che in un trasporto, e soprattutto in un trasporto l'abbiamo visto, sono eh, nei carri, non erano i trasporti, l'abbiamo detto anche ieri quando facevamo il, la, la visita uh, uh, al percorso canoviano, le, le opere principali delle nostre collezioni sono partite e non con gli imballi che noi oggi concepiamo, con delle ditte specializzate. Quindi chiaramente sappiamo che la Conte eh, fu gravemente lesionato e mh, mi ha fatto piacere che non mi ricordo se, se te o la, o, la, o la piva avete fatto vedere il, il Fiume Tevere che è rimasto, che è rimasto a Parigi. La, mh, una delle sculture che era fondante della collezione di Papa Giulio II della Rovere quindi da sempre eh, diciamo, nel Belvedere Vaticano sicuramente lì aducevano a ragioni diplomatiche ma anche a ragioni conservative cioè quello che risulta dai nostri documenti è che per ragioni conservative non si poteva riportare indietro tanto aveva subito eh, diciamo, nel trasporto in andata a Parigi rispetto a quello di ritorno quindi mi viene da dire che sicuramente e poi lascio la parola a Ilaria, ma sicuramente la lezione francese è stata determinante, è, è stata utile, eh, sotto tanti punti di vista, eh, è stata arricchente, non soltanto metodologicamente, non soltanto per eh, un, un tipo proprio di approccio verso la conservazione, verso il restauro, ma è stata arricchente anche perché appunto il congresso di Vienna ha stabilito che le opere... Non tornassero nei luoghi d'origine, eh, ma tornassero nello Stato Pontificio, nel Museo Centrale prima di Pio VII, poi di, di Pio IX, poi di San Pio X e poi di Pio XI, come attualmente è, proprio per l'educazione dei giovani e per un discorso più ideologico, ma che è stato tante volte ribadito qui, di restaurazione dell'autorità pontificia e quindi. Eh, e quindi noi siamo le, lo dicevo l'altro giorno ieri in apertura noi siamo arricchiti del Caravaggio, del Raffaello del Perugino eh, del um, Domenichino di tante tante opere grazie a questo passaggio a Parigi ah, Ilaria Prego. Applausi, hai ben presentato questo tema? questo questo tema che effettivamente era stato analizzato da Chiara Piva nella sua relazione di quanto questo passaggio a Parigi abbia costituito un momento importante e fondativo per la storia della conservazione, in particolare dei materiali di pittura, ecco. Prego. Forse la cosa più tragica perché c'è anche un aspetto non, eh, splendido di questo passaggio e ritorno a Parigi che eh, sono le questioni degli archivi, delle biblioteche lì ecco l'andata e il ritorno non fu eh, splendida e qui abbiamo perso molto e anche questo è un aspetto interessante Però, stata... certo, certo testimoniano i carteggi con Salvi Canova c'erano ragioni superiori ragioni di, di diplomazia ragioni di opportunità di lasciare alcuni materiali e quindi eh, sì, delle 500 mi sembra quattro opere ne arrivano la metà ritornano la metà però ritornano le opere principali le opere dislocate nei, nelle chiese diciamo eh, di periferia eh, francese si decide volutamente di lasciarle eh, per un, un discorso proprio anche di diplomazia. Tra l'altro appunto non erano nell'elenco delle opere principali eh, e quindi era più facile. Però non c'è okay. dubbio che la Biblioteca, la Biblioteca nationale de France ha ancora. Il timbro della Biblioteca Vaticana eh, in tanti sì. manoscritti, quindi questo. E così come il medagliere invece è sparito <ride> perché si fondeva, era d'oro d'argento e quindi chiaramente è sparito. E, e così come anche aggiungo proprio approfitto di questo uh, interessante spunto appunto sulla mancata restituzione anche di molti materiali provenienti dalla. Biblioteca Vaticana, come eh, dopo, successivamente nei primi anni della Restaurazione, si innescassero un meccanismo pericolosissimo di richieste di restituzione da parte dello Stato Pontificio di manoscritti che erano stati portati a Roma eh, durante l'età della Riforma Cattolica, e quindi a questo punto si dovette trovare la giustificazione per non restituire, perché appunto. Rischiava di incrinarsi appunto un sistema che era quello della, della storicizzata eh, musealizzazione di questi, anche di questi materiali. E, e quindi è interessante anche quanto poi. I ragionamenti politici e diplomatici si siano um, eh, si siano stati siano stati tenuti in considerazione eh, riguardo a, a quelli appunto che riguardavano mh, il più strettamente il patrimonio e questa è una storia che poi nel corso della restaurazione avviene frequentemente a nel caso appunto anche dell'assenso alle esportazioni di opere capitali, del patrimonio magari appartenenti alle collezioni aristocratiche romane, che pure vengono fatti partire, considerando che era più importante il destino magari dei cristiani cattolici nei paesi tedeschi, piuttosto che la presenza di un'opera in una raccolta, di un'opera di Raffaello, in una raccolta, nella raccolta Colonna Roma. Ecco. Un altro aspetto che la professoressa Piva ha sottolineato e eh, l'ha marginalmente sottolineato è quello della tutela del patrimonio, che avviene prevalentemente grazie a Consalvi, sicuramente grazie al, alla sua eh, profonda eh, cultura artistica. Ecco, l'abbiamo visto dai, dai, dai vostri interventi, quanto lui fosse sia legato agli artisti contemporanei che vivevano nel panorama romano, sia comunque consapevole della tradizione, diciamo, eh, artistica romana e comunque dell'entourage degli artisti dell'epoca precedente e quindi da collezionista qual era e quindi sicuramente eh, con Salvi per la mano di Canova e per la mano di una serie di editti, appunto quello d'Odore Panfili 1802 e quello del Pacca del 1820 sono eh, appunto, l'ha solo accennato la professoressa Piva, ma sono veramente eh, dei baluardi a un'esportazione massiva che eh, però è ben precedente, eh, pensiamo alla lettera di Leone X, eh, e, e Raffaello, eh, alla lettera a Leone X di Baldassar Castiglione eh, e Raffaello del, mille, de, del 1519, ma anche a tanti altri ditti che nel corso dei de, de secoli eh, eh, escono per la tutela dei monumenti. Con Salvi è importante perché in un momento di appunto, dispersioni, passaggi e così via, ribadisce, eh, almeno per le collezioni private romane, per tutta una serie di piccolo cabotaggio, perché chiaramente il grande era già partito per la Francia, però per il piccolo cabotaggio cerca di, e, e poi lo fanno anche successivamente nel 20 con l'editto Pacca, però cercano di ribadire questo concetto di tutela. E di preservazione delle collezioni affinché non avvengano, appunto, che la collezione borghese parta così oppure che le altre opere eh, vengano poi confiscate. Un conto è il bottino di guerra e un conto sono gli acquisti massivi, che altro non sono che la legislazione attuale che c'è in Italia, ma anche in Vaticano, mi viene da dire, perché parte dal Vaticano. Grazie per i vostri tre interventi molto interessanti. Una domanda. L'intervento del professor Whitman ha fatto notare come l'uomo con Salvi fosse molto ancorato al Settecento. Per lo stile neoclassico. Pensiamo anche alle preferenze musicali, di Cima Rosa, come è stato accennato all'inizio da Monsignor Agostini, e una incomprensione per la nuova musica romantica. Non era rimasto estraneo ai cambiamenti. Però, sia negli interventi di ieri, che in alcuni di oggi, come quello della Piva, ma anche la professoressa Fiume Sermattei, si sono viste delle istanze. Culturali del tempo che invece vanno secondo una lettura eh, che segue il criterio della continuità dei tempi più lunghi. Allora, noi abbiamo un Consalvi che è molto ancorato al suo eh, giovanile tempo settecentesco. Ma processi culturali che invece eh, mettono insieme altri elementi, anche il caso di San Paolo, è molto interessante, eh, che ha fatto vedere anche negli ultimi pubblicazioni, ma anche nel convegno che abbiamo avuto a novembre, degli elementi di riflessione di riconsiderazione d'antico anche una chiave politica e culturale per i nuovi tempi ora mi interesserebbe sentire da, da tutte e due come coniugare questi elementi di ancoraggio all'immediato passato con un riferimento invece ideale e non dico ideologico, un passato più lontano, e come mettere insieme il dato biografico e del cambiamento culturale che è più ampio, è un grande fiume che non si può arrestare, poi il romanticismo della restaurazione, eh, come coniugare queste mh, visioni che stanno venendo fuori dagli studi dell'ultimo decennio, eh, che privilegia gli elementi di permanenza rispetto a quelli di rottura, perché hanno già stati sottolineati nelle eh, precedenti. Riflessioni storico e storico-artistiche. Grazie. Ma direi che è vero che tutti e due le cose esistono allo stesso tempo, e quello che proviamo a fare è di congiugare queste due cose. È una cosa molto complessa. Siete d'accordo con quello? Se ho capito la domanda, sì, mm. sì. No, non posso rispondere. Posso, devo scrivere un libro per rispondere <ride> a, a, a questa domanda. Ma è un po' il problematico del, del periodo, direi. Sì, mi, mi, mi viene da aggiungere che proprio. Mh, eh, analizzando la, la, gli elenchi della biblioteca del Cardinale Consalve, no? quello che appunto è stato l'oggetto delle, delle pubblicazioni, eh, vengono fuori tanti elementi che guardano al Settecento, ma anche ehm, gli spunti che sono proprio quelli del, del, del pre-romanticismo, la corrispondenza con Alfieri, ehm, la lettura di Ossian, cioè. Mh, c'è l'uno e c'è l'altro, la difficoltà è quello di comporre insieme di capire uh, l'indirizzo che viene preso in degli anni che sono però um, molto precoci. Ecco, per, uh, per riuscire a delineare questo, questo indirizzo. Mm. Direi anche che lo sguardo verso il passato può essere fatto in molti um, modi differenti e quindi, quindi anche questo può essere modernissimo, non è sempre una cosa di continuità, quindi l'esempio di San Paolo per esempio è un tipo di paleocristianesimo ma molto differente di quello che esisteva un secolo più, più presto. Una domanda per entrambi i professori, visto che stiamo parlando soprattutto de, dell'apporto e della vita delle opere prodotte dagli artisti in un periodo di transizione fra la Restaurazione e l'occupazione napoleonica prima e la Repubblica ancora prima. E il rapporto stretto che avevano, come per esempio con Consalvi, con un, una forma di mecenatismo molto improntata a fedelizzare quelle che sono le opere poi degli artisti, come si sono ritrovati a produrre durante la stagione dell'occupazione napoleonica a Roma. Per esempio, la, la cosa a cui il pensiero va è il palazzo del Quirinale dove ci sono impronte dell'occupazione napoleonica che vengono lasciate da, sia da Stern da Thorvaldsen che comunque sia prima che dopo l'occupazione napoleonica avevano uno stretto legame con, con, con Salvi e con, con Pio VII per la produzione artistica quindi come gli artisti si sono ritrovati a, a dover cambiare in qualche modo committente per lunghi anni e, e qual è stata anche la decisione del singolo, magari se, se ci sono degli esempi che si possono riportare. Grazie. Allora. Sì. Provo. <ride> Ma mi sembra che ci beh, posso mh, provare a rispondere anche per Richard. C'è stata una continuità di eh, lavoro, di committenza di, degli artisti nel cambio dei regimi politici e poi con la restaurazione un intervento di riappropriazione, in particolare di quello che lei cita del Palazzo del Quirinale, attraverso la decorazione delle pareti della Cappella Paolina. Eh, che è una delle più importanti committenze pontificie dell'epoca, anche se non è molto significativa sul piano artistico, ma comunque è molto interessante proprio per il mettere insieme artisti di eh, formazioni, generazioni diverse, ecco, provare a rimettere in moto la. La, la macchina della questa fabbrica d'arte che era Roma, ehm, committenza, alla quale poi fa dare riscontro un'altra un impresa che è di tutt'altro carattere, mh, completamente, cioè l'esecuzione di una via Crucis ehm, a Sant'Andrea delle Fratte che è stata offerta dagli artisti alla Chiesa di Sant'Andrea delle Fratte mettendo insieme artisti veramente di formazione diversa perché ci sono accademici di San Luca e i nazareni appena arrivati a Roma eh, che si mettono insieme per proporre quella che è la, la loro eh, strada, cioè una strada in cui ci sono interventi diversi, non c'è una soluzione unica a quella portata avanti dal, dalla committenza di governo e, ehm, e, e, e dall'idea ecco, di quello che era un quadro molto, molto variegato del, del mercato dell'arte e della produzione artistica del, di questi anni, di questi difficili anni, in cui si rimette in moto eh, la città sul piano artistico e culturale. Ci avviamo alla conclusione e lasciando però la parola a Sua Eccellenza Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, che è un po' l'anima eh, di questa commemorazione bicentenaria. Ma eh, prima di lasciargli la parola, eh, a nome di tutti gli faccio anche gli auguri di buon compleanno. Allora, anzitutto vorrei incominciare questo breve intervento dicendo veramente una parola molto sincera di ringraziamento, in particolare ai padri Ardura, ai padri Inglot e del Comitato Storico per tutto il lavoro che hanno fatto e soprattutto per la selezione dei relatori per questo nostro convegno e poi una parola di ringraziamento alla dottoressa Babriat e la sua squadra qui ai musei per una, una accoglienza straordinaria una grande ospitalità Applausi quando ho fatto l'esame finale per la licenza in spiritualità alla Gregoriana secoli fa. Il, uno dei grandi padri professori era, era padre Dumey, che era brevemente una persona eccezionale. e Lui ci aveva insegnato un corso sul giansenismo, e io fortunatamente lui mi ha chiesto, fatto una domanda in questo esame sul giansenismo, io avevo preparato questo molto bene leggendo un libro in inglese che si chiama Enthusiasm di Ronald Knox e così quando il padre mi ha fatto questa domanda io ho risposto tutto, ero proprio molto contento e eh, il padre di Meis ha detto Benissimo, hai fatto bene, però qualche volta non basta un libro. <ride> e fino a un certo punto questo è stato anche il mio problema qui, che avevo letto, come ho detto anche credo nella conferenza stampa l'altro giorno, un libro su Consalvi qualche anno fa da un autore inglese. E sono diventato molto entusiasta, mi è piaciuto tanto. E così... Quando un po' di anni, anni fa, adesso sono due anni che lavoriamo per, per preparare questo, questo, questi due giorni, eh, io ho pensato: ma perché non facciamo qualcosa per commemorare questo bicentenario della morte di Consalvi? Però c'era un rischio, il grosso rischio, di trovare che il mio libro che ho letto forse non corrispondeva esattamente alla verità. Però. Credo che in questa festa che abbiamo celebrato in questi due giorni, ascoltando questi eminenti relatori, professori, studenti, eccetera, Consalvi non ci è deluso. E abbiamo visto che è veramente una figura fantastica e per questo siamo molto, molto grati. E così andiamo, concludiamo il nostro incontro, questa festa di consalvi, di consalvismo, eccetera, eccetera, ricordando una persona che è, ha potuto affrontare tempi burrascosi, però come abbiamo visto un tempo con uno spirito di fede con uno spirito di una certa visione del, e con grande diciamo, fedeltà al, al suo Papa Pio VII. E nonostante gli intervalli dei loro contatti, tutte le avventure della loro vita, Consalvi è, ha saputo interpretare il pensiero eh, di, di Papa Pio VII. Abbiamo visto un uomo che era in grado di decidere, un uomo con una grande autorità morale, un uomo che era anche in grado di fare tanti sacrifici, perché è la sua, sua vita che in un certo senso leggendo il mio unico libro sembra veramente un'avventura un po' romantica. Però quando pensiamo seriamente di quello che lui... Ha dovuto soffrire, soffrire anche per il Papa e la Santa Sede. Credo che anche noi, ogni tanto, nella nostra tendenza di considerare i nostri, i nostri tempi i più difficili nella storia e di trovarci in tutti i guai senza precedenti. Basta pensare ai tempi di, di Consalvi e di Papa Chiaramonti, tempi veramente molto difficili. E così credo che per, per me personalmente, per i miei colleghi nelle segreti di Stato, l'esempio di, di Consalvi è un, anche una fonte di incoraggiamento, valore di certe cose nostre che siamo abituati, fa piacere sentire... Riferimento ai concordati, non, non facciamo più concordati, facciamo accordi, accordi quadri, accordi edizionali, tutti, i però effettivamente sono, sono varietà, una varietà di concordato. E facciamo queste cose anche nei nostri tempi. Era soprattutto incoraggiante vedere quanti, quanti sono stati firmati e poi non eseguiti questo abbiamo anche noi in esperienza con la Repubblica Ceca e stiamo anche giustamente lavorando per sanare una situazione che ha uh, i suoi precedenti però è incoraggiante non tutto è andato bene, però in pari tempo hanno, hanno potuto uh, fare qualche cosa Il, uh, che mi ha toccato molto profondamente, oltre alla profondità di queste interventi in queste relazioni che, che ci hanno arricchito. È interessante conoscere l'interesse che esiste in queste cose del, della Chiesa, della Santa Sede, dei lavori dei Papi nel passato e ci, rende, ci rendiamo conto che sarà probabilmente così anche nel futuro, così forse anche noi dobbiamo fare, fare meglio le nostre cose. <ride> e Sono tante cose che abbiamo sentito in questi giorni che veramente sono motivi di ringraziamento, motivi di, di anche di, di diciamo approfondimento, che dobbiamo anche, anche nel futuro. Credo che, come ho detto la dottoressa Barbara, fosse questo un esempio, qualcosa che dovremmo fare di più. Questo, questo tipo e invito il il comitato storico di pensare anche nel futuro che, un, che questo non sia eh, un'iniziativa un singolare, ma che sia forse parte di un, un progress, eh, una serie di interventi per esaminare la storia anche della diplomazia. Quello che Consalvi era, era senz'altro un uomo di principio, e sappiamo che è stato tanto stimato alcuni dicevano il più grande diplomatico che c'era in Europa in quell'epoca, chi lo sa. Però era un uomo di principio che sapeva anche non cedere su certe cose, di essere chiaro, di firmare, non firmare, fare quelle cose che lui doveva fare. E questo, questo è anche un'ispirazione anche per, per noi. E anche avuto differenze, disaccordi. Anche con Pio VII, certe cose che lui non condivideva. Però è, è, ha sempre, non ha mai rinunciato in, in tutte quelle cose. Poi l'energia dell'uomo. Io, io, in questo, quando uno celebra un compleanno, uno si rende conto quanto uno va avanti nella vita e uno qualche volta dice: Ma sono un po' stanco, francamente. Di quello che ho capito io, Consalvi non era mai stanco. Perché uh, lui aveva questa capacità di lavorare giorno e notte e poi godeva di una vita sociale senza precedenti. Conosciuto, non abbiamo sentito niente di Elisabetta, la duchessa di Devonshire, che era sua, sua grandissima amica qui, qui, qui a Roma, eh, eccetera. E, però eh, era così. Eh, allora, di nuovo a tutti quanti, a voi che hanno partecipato, e voi che avete organizzato, voi avete che avete lavorato anche per le ambasciate, che hanno subito accolto queste quest idee con entusiasmo, che è stato per noi un grande motivo di, di eh, entusiasmo. Una cosa che, uh, che mi ha colpito stamattina è quando abbiamo sentito che il, uh, il Papa era il vicario del Dio della pace. Questo è quanto. Bisogno, abbiamo noi di, di pace in, in questo momento storico del nostro mondo così tanto in conflitto come il Santo Padre dice sempre la terza guerra a pezzi invochiamo anche l'incessione di, eh, di Ercole Consalvi che ci aiuta in, in quest, questo momento che è veramente eh, difficile per la Chiesa per il mondo, per certi paesi in particolare, certi popoli tormentati e sofferenti. Forse l'esempio di Ercole Consalvi di Pio VII ci aiuta tanto. Vi ringrazio di tutto e posso dire che anch'io sono tranquillo. Grazie.